Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Facciamo un po' di chiarezza su questo benedetto Prime. Adesso c'è appena stato il Prime Day, il 16 e 17 luglio, e io, come fortunato utente abbonato alla Prime, ho potuto vedere in anteprima e usufruire degli sconti di alcuni prodotti. A me interessavano naturalmente quelli di domotica legati al nostro assistente vocale e sono riuscito ad acquistare in maniera già scontata l'Echo Spot che vi ho presentato qualche tempo fa sul canale. Questo è solo uno dei vantaggi di poter fare un abbonamento Prime e vi invito a cliccare sul link qui sotto in descrizione per poter accedere, se è la prima volta che vi abbonate o fate l'iscrizione, alla sezione per l'abbonamento Prime gratuito per 30 giorni. Vi ricordo che se avete invece uno studente in casa che vuole utilizzare Prime, la formula è di 90 giorni, al termine dei quali in tutti e due i casi partirà automaticamente l'abbonamento. Il costo per l'abbonamento è il mensile di 4,99€ o 49,90€ all'anno per il Prime normale. Per quanto riguarda invece l'abbonamento Student, sono 2,49€ al mese o 24,95€ all'anno. Quali sono i vantaggi? Per prima cosa, l'accesso anticipato, come vi dicevo poc'anzi, alle offerte lampo, le offerte quelle un po' più particolari. La consegna in un giorno su 2 milioni di prodotti. Avete la possibilità di accedere su questi prodotti, viene identificato con la scritta in azzurro Prime e leggete immediatamente se è disponibile poi la consegna per il giorno dopo. Se questo non dovesse accadere, perché Prime vale per tutte le città italiane, su alcune però si riserva dei tempi di consegna leggermente più lunghi, potrebbero essere 2-3 giorni, però vi viene indicato tutto sia quando andate a fare la visualizzazione del prodotto, nella parte sotto c'è la descrizione, sia nel riepilogo, nella parte riassuntiva, prima di effettuare l'ordine. Altro vantaggio, Amazon Music. Avete la possibilità di accedere a 100 milioni di brani, cioè veramente una cosa incredibile. Naturalmente senza pubblicità, avete anche la possibilità di ascoltare dei podcast senza pubblicità e migliaia di playlist e stazioni radio. Prime Video, nota molto importante, e sicuramente coloro che sono possessori di Fire TV avranno visto che c'è nella home page la possibilità di poter accedere a tanti e tanti contenuti che possono essere i film, le serie TV, ma anche i video Amazon Original. Quindi avete anche lì una sezione dedicata a noi abbonati Prime. E per chi invece non vuole guardare video, ascoltare musica, beh, non c'è problema, c'è anche Amazon Reading. Sono tanti contenuti per ebook, quindi per il Kindle, che sarebbe l'ebook di Amazon, scaricabili direttamente sul vostro Kindle Fire oppure sull'app di Kindle. E per quanto riguarda le offerte lampo, avete la possibilità, rispetto alle altre persone, di poter accedere 30 minuti prima su quelle offerte lampo. Poi abbiamo la app Amazon Photos, vi dà la possibilità di archiviare un numero illimitato di fotografie. E per di più, per coloro che hanno un Echo Show, quindi l'Echo con il monitor, che sia il 5, l'8, il 10 o il 15, potete tramite l'applicazione inviare le foto al vostro dispositivo e creare la vostra cornice digitale. Abbiamo anche il Prime Gaming, quindi una serie di giochi totalmente gratuiti e la possibilità, grazie al Prime, di potervi abbonare ad un canale Twitch in maniera totalmente gratuita. Prime Student, come vi dicevo all'inizio, dà la possibilità di risparmiare sull'abbonamento del Prime normale, avete più o meno il 50% di sconto. Dopo aver effettuato delle prove, perché comunque vi chiederanno di comprovare il fatto che siete studenti, eccetera, eccetera, avrete questo vantaggio. L'abbonamento gratuito, la prova gratuita è di 90 giorni, alla fine della quale potete decidere se disdire, quindi andate nell'apposita sezione abbonamento e poi dite ok, concludi qui, oppure se non toccate nulla, silenzio assenso, inizierà a partire l'abbonamento. E poi una formula che secondo me è davvero davvero geniale. Prima provi e poi paghi. Sembra uno slogan di altri tempi, ma Amazon vi dà la possibilità di effettuare su alcune tipologie di categorie
l'acquisto, tra virgolette. Voi comprate, ad esempio, dalle categorie orologi, abbigliamento, abbigliamento uomo, donna, bambino e prima infanzia. Magari comprate 10 articoli, vi arrivano a casa e ne tenete solamente due, vi verranno addebitati solamente il costo di quei due. Gli altri 8 li potete rimandare indietro e non avete nessun addebito. Questo è comodo, soprattutto per l'abbigliamento, mi sembra anche geniale, perché io ho la possibilità di capire se tanto mi va la taglia che ho preso e poi se rispetta i miei canoni estetici rispetto a quello che pensavo, perché magari a volte vederlo lì è bellissimo, lo provi addosso, ti sta una schifezza e quindi molli il colpo. Quindi, se non hai mai usufruito, e dico mai usufruito, della prova gratuita di 30 giorni, ti invito nuovamente a cliccare qui sotto sul link, ti porterà direttamente alla sezione per l'abbonamento, compila tutta quanta la parte che ti viene richiesta, ti verrà richiesto naturalmente anche un indirizzo di fatturazione, ma non come azienda, ma come privato, perché la formula Prime vale per gli utenti privati, non vale per le compravendite, non vale per le aziende. Quindi, se sei un utente e vuoi provare questa cosa, clicca qui sotto e compila il form. Bene ragazzi, era un argomento che volevo chiarire da un po' di tempo, perché mi era arrivata qualche domanda su ma come funziona, ma se io mi sono già abbonato una volta posso rifare la prova gratuita, eccetera eccetera. Spero di aver dissipato la nebbia che avvolgeva questo argomento e di aver portato un po' di chiarezza su questo. Se avete altre domande fatele qui sotto nei commenti, e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!